parlare agli uomini qui presenti nello studio, ma anche e soprattutto agli uomini che stanno al di là del video. Guarda che aria di sufficienza che ha quel signore. Vedo. Poi lo picchiamo. Sì, certo. Dicevi, lo picchierà, sa? Certo, a quei signori che sono oltre al video. Oltre al video. Per di dire che video. Cosa? Per dire, in fin dei conti, che loro pensano magari che dopo tanti anni la vita a due diventa una vita, diciamo così, senza più poesia, no? Dicono. Perlomeno, vabbè, ad ogni telespettatore l'ardua sentenza, ma tu che cosa ne pensi? Ah, io non l'ho voluto sapere, l'ho proprio evitata. Sì. Ah, carino. Ma io invece, diciamo così, di essere, non dico tanto all'antica, ma comunque penso senz'altro che basta un nulla per far rivivere l'amore, no? E per esempio? Questo nulla che cos'ha? Che cos'è? Che cos'è? E che, oh, che cos'ha? Che cos'ha? Ha qualche cosa e con l'aiuto del maestro Buonocore la racconto a tutti quanti e anche agli uomini che in questo momento in casa ci stanno ascoltando. Benissimo, allora ascoltiamo Gisella Pagano che ci dice questo un qualche cosa di niente, di nulla, che può essere importante. Può essere importante. Gisella Pagano. Vero maestro Buonocore? Da quanto tempo non offrite un fiore a vostra moglie, fatelo stasera. Da quanto tempo non le dite, mio piccolo tesoro, ditelo stasera. Da quanto più non l'addolcite con due marron glacé, beh, fatelo stasera. Vedrete che domani più curate avrà le mani, più giovanile e bella apparirà. In più sopra quel viso la gioia di un sorriso, agli anni felicissimi di nuovo penserà. Da quanto tempo non offrite un fiore a vostra moglie? Fatelo stasera. Perché in inverno non le date la fragile illusione della primavera. Fatelo stasera. Quanto tempo non le dite, restiamo un po' da soli, ditelo stasera. Da quanto tempo non le dite, viaggiamo un po' da soli, ditelo stasera. Vedrete che domani dei luoghi più lontani i nomi sull'Atlante cercherà. Bermude, Sinigaglia, mentre stira la vestaglia, agli anni felicissimi di nuovo penserà. Da quanto tempo non offrite un fiore a vostra moglie? Fatelo stasera, perché in inverno non le date la fragile illusione della primavera. Fatelo stasera. D'accordo? No, non andare via. Non andare via.